Benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qua su Rise of the Tomb Raider. Allora, siamo qui, a un certo punto abbiamo combattuto molto bene, sì, qui diciamo, abbiamo aiutato a, diciamo, per far entrare Sofia con i suoi bellissimi cosini. E ora andiamo avanti. Un nuovo campo quasi scoperto, ma ci interessa parecchio. Credo di andare di là perché mi ricordo che cosa c'è. Ah, ho visto qualcosa. Bene. Ah, un monolito, questo è il nostro caso. Ah, ma certo. È una specie di enigma. Ma se capisco bene. Ok, scorta di monete individuale, ma non ci interessa molto. Ok. Comunque abbiamo trovato qualcosa che ci potrebbe interessare. Greco, quando arrivarono nella valle, i nostri antenati non conoscevano la flora di questa zona, a partire dagli enormi alberi fino ai funghi più piccoli. Dopo molto tempo e molte disavventure abbiamo imparato il linguaggio di questa terra, ma ora trasmettiamo questa conoscenza generazione dopo generazione. La terra offre tutto ciò che ci serve. Ci sono le erbe medicinali che vanno cercate vicino alle sorgenti d'acqua e nelle insenature protette. La betula della foresta con il suo tronco lungo e dritto può essere utilizzata per costruire frecce. I funghi che si trovano nei tronchi marci o nei luoghi bui e umidi possono essere utilizzati per creare un potente veleno. All'inizio erano stranieri in questa terra, ma ogni generazione impara dalla precedente. Siamo sicuri che qualcosa per... Ok, già partiamo bene. Non è che mi convinca parecchio, devo essere sincera. Vai. Ok, ci arriviamo, perfetto. Lara, ah, quasi potrei tornare. Ma ti stanno sparando dagli elicotteri. Devi trovare un modo per attirare l'attenzione della Trinità. Me ne occupo io, non c'è problema. Dai, dopo il salto gigante, Lara, non pensare a parlare. Dai. Ora più che mai dobbiamo aiutarli, ragazzi. Ah, ok. Bene. Non è che abbiamo aperto un grosso passaggio, in realtà. Ok. Cavolo. Guarda, stanno facendo troppe strade. La giratura, attacca la trinità per attirare l'elicottero. Sinceramente non è che dovrei venire io, però... l'elicottero almeno, no?
soddisfatta. Bastardo! Lui ha ucciso loro? Noi uccideremo e uccideremo lui. Guarda, mi sono trovato a stare in pugno. Ok, abbiamo vinto. Tra poco gli elicotteri saranno a tiro. Sono qui. Bene. Ce l'abbiamo fatta. Lara, ci sei? Mi sono sempre stata attraversando nella tomba. Siamo intrappolati nelle catacombe. Cosa? Merda. Tenete duro. Sto arrivando. Sì, abbiamo vinto la battaglia, ma in giro ce ne siamo ancora. Hanno sepolto il cuore di Kites. Abbiamo inviato degli uomini alla ricerca di sopravvissuti e cibo, ma nessuno ha fatto ritorno. Si sentono dei rumori provenire dai ghiacci, ma non credo che delle persone possano vivere sepolte là sotto. Potrebbe essere il rumore del ghiaccio che si stacca, ma devo ammettere che sembrano proprio voci umane. Forse i fantasmi dei guerrieri del profeta perlustrano ancora le strade ghiacciate. Non manderemo più persone laggiù. Dobbiamo accettare il fatto che il profeta e la città non ci sono più e che adesso siamo soli. Coloro che sopravvissero alla caduta di Kitesh dovettero abbandonare il cuore della città. Bene. È morto anche questo. Beh, pensavo più difficile, devo essere sincera. Ok, creiamo altre frecce perché potrebbero esserci utili, molto utili. Un altro passaggio qui sotto. Ci sono dei tizi, forse qui. Dovremmo fare attenzione. Ci servono rinforzi. Ricevuto, arriviamo. Perché non lanciamo qualche granata e la facciamo finita? Potrebbe esserci. Si è anche chiusa là dietro. Ha ragione, non rischiamo. Ma non si arrenderanno senza combattere. Ok. Controllo e tu. Hai ragione, cazzo, eccomi. Oh! È dura Lara, eh? Bisogna che si allontanano, ma non è così facile. Confermo. Bene. Come fanno a vedere questo? Oh. Proveniva da qua. Da dove ero occhiato? Abbiamo compagnia! L'ho preso! Questa non era parte del piano, ma... Va bene. Cavolo, l'ho preso. Forse? Non riesco molto a capire come si... Trovati! Ce l'ha proprio preso!
Nemico avvistato! Se ne sono andati. Temo che la battaglia sia solo all'inizio. Ora puoi parlarmi di questo posto. Direi che te lo meriti. Vieni con me. Un tempo il nostro profeta portò la sorgente divina in questa valle. I miei avi costruirono Kitesh per proteggerla dal mondo. A che scopo? Che cos'è la sorgente divina, Jacob? È un manufatto a lungo dimenticato. Crediamo contenga un frammento dell'anima di Dio. La leggenda narra che chiunque vedesse la sorgente ottenesse l'immortalità. Ma alcuni sono sempre stati attratti dal suo potere. La Trinità. Esatto. Vogliono espandere il loro potere sul mondo. Con la sorgente avrebbero soldati inarrestabili. Allora aiutami a trovarla, prima che lo facciano loro. Non è una tua responsabilità. E invece sì. Mio padre è morto per questo. Non puoi riempire il vuoto dentro di te, Lara. Puoi soltanto liberarlo. Giuro che la troverò. Con o senza di voi. Aspetta. Sofia, lasciami andare. Devo fare tutto il possibile. Hai lottato per noi. Voglio aiutarti. Tu sai dov'è l'Atlante? Alla cattedrale, negli archivi sotterranei. Ma non ti seguiremo lì. Perché? Che cosa troverò? Ci sono gli altri. Gli immortali. Uccideranno chiunque si infiltri. Mio padre crede che fermeranno la Trinità. Non posso rischiare. Lo so. Prendi. Ti aiuterà a raggiungere la cattedrale. Ritorno alla foresta, trovo una strada sicura per ritornare al villaggio dei discendenti. Bene ragazzi, bene bene. Da dove cavolo siamo venuti noi? What? Dico, what? Oh, vabbè. Non importa, quindi comunque continuiamo. Qui già vedo qualcosa di interessante. Visto che c'è un bel fosso, un bel burrone. Perfetto. Rampino, mentre sei in volo, premi per lanciare il rampino con X, ok. Grande, una cosa che mi piace molto, parecchio. Mi piace molto, molto. Dobbiamo andare a grappo di una sporgenza. Lancia il rampino durante un salto per raggiungere sporgenze distanti. Ok. Sveglia.
Ok, no, questo rapino mi piace parecchio, perché non l'ha scoperto da prima? Scusatemi. Okay. Oh, ecco, vedi, sto sempre andando in giro così per vedere se c'è qualcosa di interessante. Ok. Anche le profondità della terra offrono la loro ricchezza, e noi abbiamo imparato a sopravvivere e a sostenerci. Il petrolio trabocca dal suolo, può essere raccolto in luoghi profondi, grotte, tane e nelle tombe dei nostri antenati, e si incendia con molta facilità. In tempo di guerra l'abbiamo usato per coprire le frecce e renderle incendiarie. Ancora più in profondità, scavando nelle vene luccicanti, si può trovare il metallo. Lo usiamo per forgiare semplici attrezzi, ma un giorno ci servirà anche per riparare le armi sovietiche. Vivere in armonia con la terra raramente significa vivere in armonia con gli altri esseri umani. Pur mantenendo un rapporto equilibrato con il mondo, erano sempre pronti alla guerra. Bene, così si fa. Ok, credo che questo sia un altro rapino. E fatemi prendere velocità. Ok, no, all'inizio ho iniziato di no. Bene, fortuna che mi sono aggrappata. Non credo che siano altre vie, quindi... Ok, andiamo. Ottimo, all'inizio ho detto ok, ci arriverò, invece non ci arrivavo. Per fortuna che mi era arrivata tipo quella cosina là sotto, mi diceva fai attenzione. Lara, se stai andando alla cattedrale, troverai la Trinità ovunque. Notti silenzio, se attraverso il villaggio occupato con partenza, ho superato la furtiva mente. Scusate. Ah, fucile sbloccato? Bene, allora ragazzi, io vedo un po' con le armi cosa dobbiamo fare. Anzi, adesso vediamo un po' che qualcosa di miscelare. Così tanta violenza e così tanta morte. Il popolo di Jacob ha sofferto molto, ma continua a combattere. Queste persone sono legate da un giuramento stretto dai loro antenati. È la loro eredità. Ma io vedo solo un popolo che vuole vivere in pace. Credo che sia arrivato il momento per loro di abbandonare il passato. Se riuscissi a trovare l'Atlante, potrebbe condurmi alla sorgente divina. Potrei portarla via da qui per mettere fine alle loro sofferenze. Potrebbero condividere il peso della verità con il mondo. Ma se tutto questo non porta a nulla... Ok. Bene. Vediamo questo. Ok, posso fare più danni. Visto che Lara ha finito di parlare. Quale fa? No, fa più danno il revolver. Quindi questo fa ancora più danno. Velocità di ricarica non ci serve. Forse la cadenza tiro sì invece. Ah, con l'arco possiamo ancora fare qualcosa. Ah no, proprio gli altri, ok, quindi non mi interessa. Anche con l'inventario niente, quindi direi di andare. Qua, ok, possiamo andare solo là sotto. Prendiamo i materiali. E andiamo. Bene, bene, ma io la vedo qualcosa di interessante. Cioè... Ok, oh, piume. Buono che non le incontriamo da un po'. Ok. Io qua volevo vedere cosa c'è. Questo e questo. Ragazzi, state facendo passi da gigante. Credo che alcuni di voi un giorno saranno dei buoni cacciatori. Ma è qui che iniziano a separare il grano. Dalla pula. Oggi, mentre il sole è alto in cielo, braccheremo un cervo. La carne, la pelle, le corna e persino le ossa servono per il nostro sostentamento. Dovete rispettare il cervo perché è vicino a Dio quanto voi. Andate a cercarli vicino a dove dormono, dove l'erba è schiacciata o vicino a cespugli di bacche dove mangiano. Colpiteli bene senza far loro sentire un attimo di paura o dolore. Ricordate che verrete valutati a chi ne porta un cervio maschio adulto riceverà la valutazione migliore. I cervi della valle sono la loro principale fonte di sostentamento. E beh, comunque è cibo. Ricordiamoci che comunque è cibo. Qui no, non c'è niente in particolare. Questo
pensa che si fosse soltanto. Ok, oh, intanto qui c'è un po' di robetta. Prendiamo tutto perché se veramente dobbiamo fare qualcosa di cattivello. Ok, sì, infatti. Di allontanarmi anche. Ah, mi ha preso addirittura. Io non volevo farmi prendere, mi sono messa là apposta. Se no rimanevo là davanti. Deve ricurarci, se no. Se si è auto da morire. Cosa? Ok, intanto là vedo qualcosa che potrebbe esserci utile. Quindi andiamo subito a leggere. Non posso più negare l'influenza che Aria ha su di me. È venuta da me, da sola, mentre attraversavo i passi sopra la valle. Ora so che l'attrazione era reciproca. Gli ho spiegato perché non potessi, perché non dovessi, perché il mio ruolo tra la nostra gente preclude una pazzia del genere, perché non potrei mai farla felice. Ma, indipendentemente da quello che dicevo, le mie braccia si allungavano per stringerla e ci siamo abbracciati. Era passato tantissimo tempo e io sono ancora umano. What? Queste sono annotazioni personali di Jacob. Non sono sicura che dovrei leggerle. Vabbè, che ci fa? Vabbè, non credo in qualche modo, anche perché lui non lo saprà mai che l'abbiamo letto, no? Spero. Lì c'è qualcosa di buono. Oh, forse ho un'idea per raggiungerlo. Perfetto, adesso che abbiamo il bambino posso fare letteralmente di tutto, raga. Ah, anche lì c'è qualcosa che potrebbe esserci utile, però. Ok. Qui c'è questo. Quindi facciamo così. Ok. Cosa? What? È la prima volta che vedo Lara sedersi. Wow. Non è che si siede. Vola. Però più o meno, dai ragazzi. Però ragazzi, dai, intanto Lara seduta, io direi che possiamo fermarci qua con questo episodio. Lasciate un mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti!